Insomma, come fa, dopo che gli rispondo così all'Ince del Vaso, lui mi fa: va bene, guarda, allora ti spiego meglio. La conosci la partita IVA? Ah, professore, la partita IVA. Io questa IVA me la ricordo prima, che stava in classe con noi, poi va a ricordare, io me la ricordo. Poi se è partita saranno affari suoi, anche perché, ma comunque, ma dove vanno a sto periodo? È tutto chiuso, è tutto zona rossa, non aprono niente, l'unica cosa che ci hanno fatto aprire è l'uovo di Pasqua, che è i colombi. Quindi io sta partita, da meglio se sembra scherzare a fare il buffoncello, busso il ribusso, carico il ricarico. Fatto questo, veramente io sono a zappa, cioè, infatti c'ho WhatsApp, il mio WhatsApp vuol dire una zappetta, una cosa del genere. Condivido queste cose con i miei amici, però io veramente non conosco queste cose, per me sono tabù, io proprio con quei numeri, nusce, signasci, nusce, mastico, e per me è proprio difficile. Va bene, allora facciamo così, guarda. Ti devi fare la dichiarazione del reddito del modello unico. Professore, io l'unica cosa che non ho fatto è il modello, punto primo. E secondo, dichiarazione redditi. Reddito forte, che te devo dire? Ma c'è dare e avere, ma che devo dare? Io non do niente, non voglio niente. E io sto bene così, professore. Devo pagare sta cosa, sta multa, la pago, non c'è problema, la pago. Se non la pago, mi sono nei 4 di mattina e me la portano e sei costretto per forza a pagare sempre tutto qua. Con questo, ragazzi miei, amici miei, mi saluto ai miei compagni di scuola, un abbraccio e se mi farebbe piacere che vi iscrivete al mio canale Rocco l'Immortale. Ciao amici miei, ciao professor Fiacco. Ciao Rocco, tutto bene, mi raccomando, non fare minchiate, eh.